Ciao a tutte e ben ritrovati e ben ritrovate. Oggi voglio parlare di un argomento hot di questi giorni, che praticamente è l'argomento più discusso via email oppure via messaggi via Facebook, perché in tantissimi di voi rientrate dalle vacanze e vi ritrovate con i capelli danneggiati, secchi e disidratati per colpa del sole e della salsedine, e quindi mi state tartassando praticamente di messaggi in cui mi chiedete cosa faccio, come faccio a far tornare i miei capelli belli e lucidi come prima. Ecco, purtroppo un prezzo c'è pur sempre da pagare quando ce la si gode tutta, no? Io già tempo fa avevo parlato in un articolo e anche in un video dedicato, se non sbaglio, proprio se idratare oppure nutrire i nostri capelli in base a delle specifiche caratteristiche che i nostri capelli possono presentare. Nutrire ovviamente, tra virgolette, perché i capelli sono materia morta, come vi dicevo già allora, e quindi bisogna capire un attimino di cosa hanno bisogno i nostri capelli. Io vi lascio il link a questo articolo e vi invito assolutamente a leggerlo prima di passare appunto a questi tre rimedi che io vi voglio suggerire oggi, rimedi semplici, fai da te, naturali ovviamente, che potete fare tutte a casa, sperimentare tutte quante voi a casa. Ovviamente non c'è una ricetta prestabilita che va bene per i capelli ricci oppure quella per i capelli fini. Ci sono insomma degli standard che ho potuto riscontrare appunto proprio grazie al confronto che ho avuto con voi, in cui vi posso dire che magari i capelli fini e sottili non amano gli impacchi grassi, così come vi posso dire che i capelli ricci di solito sono quelli più secchi e sono anche più robusti e che necessitano di impacchi a base oleosa. Passando al primo rimedio efficace, siamo veloci e concentrati perché sennò il video diventa lunghissimo, è il santo gel di semi di lino, che in tante di voi ignorano, non so perché, se perché appunto sembra fin troppo semplice che possa essere un valido rimedio, ma vi assicuro che vi stupirà con effetti speciali. E non usato per forza solo come impacco, ma io l'ho sperimentato anche come risciacquo finale. Sì, avete capito bene, quindi praticamente il procedimento è appunto quello del gel di semi di lino. Potete anche fare un po' più denso del tutorial che vi lascio linkato qui da qualche parte, che avevo condiviso qui sul canale YouTube in caso non sappiate come va preparato. Praticamente il gel di semi di lino che ottenete lo mettete in una bacinella, dopo che avete fatto lo shampoo, avete usato volendo anche il balsamo, dipende dalla vostra tipologia di capelli, se avete difficoltà a pettinarli potete usare anche una noce di balsamo, e come ultima fase vi consiglio di immergere le vostre lunghezze, i vostri capelli in questa bacinella. In seguito, dopo state lì un minuto o due, quello che resistete, e in seguito la quantità di gel di semi di lino che rimane nella bacinella la buttate su tutta la testa. Vi garantisco che vi lascerà dei capelli morbidissimi, è una cosa che è strabiliante, quindi mi raccomando, è importante però non risciacquare con dell'acqua questo ultimo passaggio con i gel di semi di lino, è importante che le mucilagini rimangano sui capelli. Ecco, questo è un primo trucchetto, ovvio come impacco idratante, quindi simile appunto come azione al gel di semi di lino. Avevo a casa del miele scaduto, difficilmente lo utilizzerei per impacchi sui capelli perché mi dispiace sprecarlo in questo modo, però è un ottimo idratante, quindi avendo del miele che ho visto che era scaduto l'ho utilizzato come impacco sulle lunghezze mentre coloravo la ricrescita con le erbe tintorie, e le lunghezze le ho cosparse appunto di questo miele. Vi dico che era il risultato è strepitoso, perché appunto i capelli risultano morbidi e idratati soprattutto. Per chi invece ha i capelli molto secchi, simil paglia, probabilmente ha bisogno di un impacco a base di oli. Io vi avevo appunto parlato in quell'articolo soprattutto dell'olio di coco, che è fenomenale anche per la sua struttura proprio dell'olio che riesce a penetrare nel fusto, e anche il burro di karité. L'azione sarebbe quella di appunto cospargere i capelli con questo olio, anche il burro di karité sciolto a bagnomaria, mescolato con dell'olio di coco, poi dopo lo cospargete sui capelli. Ovviamente solitamente questo tipo di impacco si fa sui
pre-shampoo, dipende molto dalla tipologia di capelli. Se sono ricci e sono molto secchi, ci sono tantissime ragazze che riescono anche a fare una sorta di styling utilizzando l'olio puro. E sui miei capelli proprio non oserei avvicinarmi con dell'olio puro perché sembrerebbero subito unti e sporchi e non lavati da settimane. Terzo rimedio fai da te, in pacco fai da te, che vi consiglio per i capelli danneggiati dalla salsedine e dal sole, è il latte di cocco, che è ricchissimo di acidi grassi, di vitamine e di minerali. E, in base alla vostra tipologia di capelli vi consiglio di decidere se utilizzare il latte di cocco in lattina, che è molto più grasso, molto più nutriente, e, oppure la bevanda vegetale che trovate appunto nei vari supermercati, nelle consuete nei consueti Tetra Pak. Vi consiglio di decidere in base al fatto se i vostri capelli sono robusti, se sapete che assorbono tantissimo olio e che quindi hanno bisogno di reintegrare il film lipidico, oppure se sono fini ma sono molto secchi, comunque crespi, hanno bisogno di equilibrare il film lipidico, ma non deve essere proprio questo impacco fortemente ricco di grassi. Lo consiglio anche come impacco nutriente in alternativa all'olio di cocco per chi ha già visto che l'olio scarica tantissimo l'erbe tintoria dai suoi capelli, quindi potrebbe essere un'alternativa. Va sempre sperimentato in prima persona perché, come sapete, la reazione dei capelli è sempre molto soggettiva, quindi c'è chi il latte di cocco fa scaricare molto di più che non l'olio di cocco, quindi dovete vedere voi in prima persona con quale di queste due alternative vi trovate meglio. Fatemi sapere qui sotto se avete qualche altro rimedio fai da te naturale che avete sperimentato sui vostri capelli danneggiati dal sole e che vi ha dato tantissime soddisfazioni come risultati, come capelli morbidi e vaporosi tornati di nuovo in vita dopo appunto il danneggiamento dato dalla salsedine e dal sole. Spero che il video vi sia piaciuto e che questi tre suggerimenti vi possano tornare utili. Fatemi sapere se avete qualche dubbio oppure se avete piacere che parli di qualche altro argomento in uno dei prossimi video. Vi saluto, ricordatevi di lasciare il solito like sotto il video se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Iscrivetevi al canale!